Cari amici, benvenuti a Magica Roma di venerdì 22 novembre 2024. Mancano solo 2 giorni all'esordio quindi del nostro mister, nuovo grande mister Claudio Ranieri alla terza esperienza alla Roma in questo attesissimo Napoli-Roma. Oggi conferenza stampa che vi vado subito a leggere. Sono sempre molto interessanti le conferenze stampa dei nostri tecnici perché nel bene o nel male ci fanno un po' il quadro della situazione. Come stanno Hummels e Dybala? Ecco subito la domanda un po' centrale, no, della preparazione di questa partita. Dybala l'ho visto oggi per i primi 20 minuti. Quindi per i primi 20 minuti, che significa i primi 20 minuti di gioco? Non ho capito questo. Quindi prima fatemi parlare con il fisioterapista. Ah, partiamo bene allora. Non so lui di quanti allenamenti ha bisogno prima di poter essere disponibile. Io non so ragazzi, cioè veramente un calciatore professionista che cioè, a fine novembre con una sosta di 15 giorni ha ancora bisogno di qualche altro allenamento per essere disponibile? Oh mamma mia! Dopo che non ha giocato le ultime 2 partite ufficiali, quindi quella in Belgio e quella in casa contro il Bologna, ha ancora bisogno di altri allenamenti. Hummels già si era allenato l'altra settimana con me, è stato male 2 giorni, ma poi ha fatto tutto l'allenamento. Mi lascia sereno di poter decidere come voglio. Allora andiamo un po' al sodo. Hummels ha un problema tra virgolette familiare, nel senso di gestione del rapporto con la sua donna, col figlio che ogni tanto deve andare in Germania e c'è questo problema qua. Questo è il vero problema di Hummels, ragazzi. Al di là dei ritardi fisici, è cosa che io non credo. Perché non è possibile che dopo 2 mesi questo qua non è ancora in grado di giocare. Lui è un po' distratto da altre situazioni, è dovuto andare in Germania in questi giorni dove probabilmente ha trovato anche un bel freddo, si è beccato una bella febbre, ormai abituato al clima romano. Questa è la storia. Quindi non so come andrà a finire questa faccenda di Hummels perché io a questo punto comincio anche un po' a spazientirmi. Che Napoli è oggi quello di Conte? Prima che iniziasse il campionato ho detto che sarebbero arrivati primi o secondi. È una squadra forte, in auge, sta facendo bene, per cui ci sarà una partita bella, difficile. Bella, difficile. Sarà difficile per noi, ma sono convinto che lo sarà anche per loro. Il suo predecessore, Ivan Juric, parlava di una squadra senza mentalità vincente. Temo che sia un po' un ambiente senza mentalità vincente, ma del resto questa è una società che noi, cioè la Roma, non questa società del Roma versione Friedkin, che nella sua bacheca, se non avesse vinto la Conference League un paio d'anni fa, avrebbe praticamente una Coppa delle Fiere, quindi non ci si può neanche meravigliare troppo. Serve un cambio di mentalità ed è questo quello su cui lavorare. Io oggi ho mandato un video che ho trovato su YouTube a un amico, uno di voi, che se vi interessa potete trovare facilmente su YouTube, che se scrivete Roma campione d'Italia la domenica sportiva 1983 e c'è quindi tutta la Roma ospite della domenica sportiva, c'è tutta la puntata, c'è la parte dedicata alla Roma con tutta quanta la rosa, Dino Viola, Lidl, eccetera, eccetera. Tu guardi questo gruppo elegante, composto, pacato, con la forza dei forti, la chiamo io, con la serenità, la calma e la virtù dei forti, si dice, no? Con la serenità, l'aplomb, la sicurezza di se stessi. Quello era un gruppo che tu già lo guardavi e già era vincente su tutti Falcao, cioè tu li guardavi e dicevi: mazza, ma questi sono proprio convinti, sono proprio sicuri di se stessi, sono proprio, cioè,
se vuoi vedere quel video, dai brividi. A me dai brividi. Non solo perché li ho visti giocare, ma che proprio vedi un gruppo coeso, un gruppo veramente che fa un lavoro con il massimo dell'impegno, con il massimo dell'applicazione. Noi dovremmo cercare di ritornare a quel tipo di atteggiamento, perché è un atteggiamento che si trasferisce poi anche ai tifosi e viceversa. C'è un'osmosi fra tifosi e giocatori, no? Se il giocatore ha una mentalità perdente, la trasmette ai tifosi, ma poi i tifosi anche te la restituiscono perché cominciano ad accontentarsi di poco. Capite? Allora, cioè quando giocava Totti, per esempio, che la gente andava allo stadio, aveva delle pretese di vedere un certo tipo di calcio con un livello tecnico alto, perché sapeva di avere in campo non solo Totti, certo, Totti stava a livello tecnico altissimo. Se c'hai delle pippe, anche tu vai allo stadio con delle aspettative completamente diverse, no? È logico. Adesso come adesso, dice Ranieri, mi viene difficile rispondere. I giocatori sono validi, credo che quando inizi a perdere entri in una spirale negativa. Il mio lavoro è quello di ridare fiducia a loro e di farli credere nei loro compagni. Poi è logico che sono le partite a contare. Fare risultati in sequenza aumenta la fiducia e l'autostima. C'è qualità, quindi la qualità c'è e ne sono certo che c'è. Bisognerà tirarla fuori perché io francamente tutta questa qualità non la vedo, eh. Del resto un allenatore non è che può andare a conferenza stampa e dire c'ho un gruppo di brocchi, no? Bisogna anche mettersi nei panni, cioè anche io se fossi l'allenatore della Roma cercherei un po' di tirare un po' sul morale alla truppa, soprattutto alla vigilia di una partita contro la capolista. La squadra è una buona squadra, ecco, diciamo la verità, è una buona squadra, ecco, non c'è tutta questa qualità, è una buona squadra che non a caso si trova a metà classifica. Con qualità, con tutto, vanno adesso in questo momento supportati da me e tutti quanti quelli che stanno dietro. Il supporto c'è stato, c'è sempre stato e ci sarà sempre, non è il problema del supporto. I tifosi sono la prima cosa, sono io credo che siano l'anima di una squadra. L'allenatore può essere bravo o meno bravo, ma i tifosi sono loro la benzina della squadra. In questo momento dobbiamo essere noi squadra a tirarceli dietro. Come? Con ottime prestazioni e voglia di far vedere chi siamo. Questo è il calcio, è semplice. I tifosi sono la benzina della squadra, ma anche la squadra è la benzina dei tifosi, ragazzi. Come dicevo prima, è un rapporto di scambio. C'è uno scambio tra tifosi e giocatori. Se i giocatori perdono le partite 5-0, i tifosi la benzina te la tirano addosso, non ce l'hanno loro nel cuore. Che sensazione ha vedere un ragazzo come Dybala che tecnicamente non è infortunato ma che fa fatica a tornare? Oggi Angelo Di Livi ha avuto delle parole molto dure nei confronti di Paulino Dybala definendolo un malato immaginario alla fine del suo ciclo alla Roma. Sono parole cattive, secondo me. Di Livio era un soldatino, era uno che non si tirava mai indietro, come sappiamo, eccetera, eccetera. Negli ultimi tempi fa delle dichiarazioni molto forti, probabilmente così, ma vuole essere un po' al centro dell'attenzione in questa fase, ma purtroppo, cioè, Di Livio deve capire che Dybala non è Di Livio, insomma, ecco, è un ragazzo che ha delle caratteristiche tutte sue, con la sua grande qualità, ma purtroppo dei muscoli di seta, e questo lo sapevamo dall'inizio, e del resto la stessa Juventus, alla fine si è fatta una scelta sofferta, c'era qualche motivo, no? Quindi Dybala è questo, prenderlo o lasciare, ragazzi, va gestito al meglio. Sono diversi mesi che non ci sono infortuni almeno clinici accertati, ma c'è questo fastidio che continua. Allora, il discorso è questo: Dybala ha questo input, diciamo, dai medici.
se senti dei fastidi, previeni l'infortunio. È meglio che salti uno o due partite e ti rimetti in sesso, perché se prendi l'infortunio serio ne salti 7-8. È semplicissimo. Lui va tutto bene finché non sente quel tipo di fastidio. Quando sente quel fastidio è come quando una macchina si accende la spia della riserva, sta finendo la benzina e quindi bisogna ricaricare il serbatoio. Questo è il discorso di Dybala. Se lo vogliamo capire, lo capiamo, e se no continueremo a pensare che lui ci marcia sopra. Ma la situazione è questa. Dybala, a mio parere, va gestito e usato nelle partite veramente importanti, come potrebbe essere appunto questo Napoli-Roma, e non sprecato in partite che bisogna cercare di vincere anche senza Dybala. Troppo è così. Questo non se ne farà mai 38 partite, 30, 35, 28, purtroppo è così. Dobbiamo aiutare il ragazzo, se c'ha questo fastidio va risolto, se poi tutto evidenzia che non ha niente, bisogna scandagliare ancora di più, capire come mai lui avverte questo dolore e noi stiamo facendo tutto il possibile affinché lui sia disponibilissimo. Io ci ho parlato in questi giorni, lui è sempre positivo e propositivo, però ecco, io sono uno di quelli che non vuole rischiare il proprio giocatore. Io preferisco perdere un giocatore per una partita, ma non per un mese, perciò vediamo, parliamo. Abbiamo tre partite in sequenza, tutte e tre belle, per cui vediamo, voglio parlare con lui e capire quello che mi può dare. Io vi ricordo sempre anche però, perché anche questo va detto tra i tanti errori che sono stati commessi dalla gestione dei Friedkin, che questo nostro campione quest'estate, come voi sapete, ha cominciato la preparazione a Trigoria, poi dopo poco si è andato a sposare in Argentina, si è fatto preparare un paio di settimane in Argentina, ha fatto tutte le sue brave feste, eccetera, eccetera, poi è rientrato, quindi ha interrotto la preparazione. Io non so fino a che punto sia stata fatta bene questa cosa, perché il matrimonio lo avrebbe potuto fare tranquillamente prima, durante la sosta, prima della ripresa della preparazione, e questo non è stato fatto ed è stato un grandissimo errore, secondo me, anche una grande mancanza di rispetto nei confronti degli altri giocatori, perché non si vede per quale motivo uno che si deve sposare deve interrompere la preparazione, con tutti i soldi che guadagnano poi. Io sapete che Dybala lo amo, ma se uno fa una cacciata lo dico, non è che perché Dybala può fare come gli pare, anzi, dovrebbe invece essere proprio d'esempio. Lei è arrivato qui un po' come Harry Potter, a cui è stato chiesto di fare magie, ma non mi sembra che gli siano chieste magie, gli è chiesto di sicuramente di mettere un po' di cose a posto. Io ringrazio i tifosi della fiducia accordatami, perché sono state incredibili le manifestazioni di affetto e di stima che ho avuto, li ringrazio. La pressione ce l'ho sempre avuta, guai se non avessi pressione, se non sentissi questa pressione non avrei scelto di tornare. Io credo che tutti capiamo che un allenatore che allena una vita, che è abituato ogni tot giorni a avere questa adrenalina, le responsabilità di prendere scelte di formazione, di tutte queste storie qui, nel momento in cui si ferma e gli arriva il fine settimana che non c'ha nulla da preparare in quei termini, sicuramente non deve essere una bella sensazione, perché penso che hai un po' la sensazione che la tua vita sia finita, ecco. La squadra ha bisogno di tutti, ha fatto male, adesso deve tornare a fare quello che è capace di fare. No, non serve un mago, serve una persona normale, una persona che gli dia fiducia, piano piano si risolvono i problemi del malato, se la squadra è malata, altro che malata. Io dove sono stato ho sempre cercato di portare. No, la Roma è stata consegnata a Ranieri praticamente in rianimazione, adesso si sta cercando di rimetterla in condizioni decenti. Ho sempre cercato di portare, di tirare fuori il bambino che è dentro di loro. Noi facciamo un mestiere meraviglioso, l'abbiamo scelto, l'abbiamo sognato da bambini, adesso ce l'abbiamo in mano, dobbiamo fare di tutto per tornare indietro e cercare di giocare con quell'entusiasmo del bambino. Questo è un bel concetto, secondo me. Non siamo più bambini, siamo adulti vaccinati, abbiamo delle responsabilità verso chi ci paga, verso tutto il popolo giallorosso, per cui dobbiamo dare tutto. Poi si può giocare bene o male, questa è gente che ha giocato bene, per cui sa come si fa e devono farcelo vedere.
Il discorso è molto semplice, certo che se uno è malato non è che dall'oggi al domani diventa sano, per cui abbiamo degli step da fare e siamo pronti a farli insieme con patti uniti tutti quanti, io, società, presidenza, tutto lo spogliatoio, tutti quanti noi, sono convinto che anche il pubblico ci starà dietro. Ragà, è chiaro che nessuno pretende adesso che va a Napoli, vince a Napoli, gioca una grande partita, no? Può anche succedere, perché non può succedere che nel primo tempo gliela incartiamo bene, nel secondo tempo parte in contropiede, De Sciarawy la mette in mezzo, Dobbyk in questo periodo, Meret anche in cattivo, uno stato di forma non buono, Dobbyk la butta dentro, poi ci chiudiamo, facciamo qualche cambio, mettiamo gente a coprire ancora di più e portiamo anche a casa i 3 punti, può succedere benissimo. Può succedere anche che perdiamo, è un campo difficile, il Napoli capolista, squadre che quando giocano contro la Roma, come sappiamo, trovano sempre delle grandissime motivazioni, ma al di là del risultato, tanto ormai abbiamo già visto che questo campionato è andato così, conterà la prestazione, conterà tantissimo la prestazione. Voglio vedere una Roma che ci faccia, se non altro, andare a testa alta, questa è la cosa più importante in questo momento qui, perché stiamo facendo una figuraccia dopo l'altra. Dobbyk e Pellegrini come stanno? Che tipo di centravanti può essere l'ucraino? Dobbyk sta bene, Pellegrini deve sapere agire anche ai fischi, è un ragazzo un po' introverso per essere romano. Sì, effettivamente sì. Lui soffre dentro, ma deve sapere agire alle avversità, sono sicuro che reagirà. Se Pellegrini è un bravissimo ragazzo, religioso, sensibile, un ragazzo che ha alle spalle una famiglia per bene, effettivamente sì, non ha quell'aria un po' così tipica del romano, un po' borone come si dice, no? È un ragazzo serio. Sì, diciamo che è introverso, ma non è tanto quello il problema. Il problema è una mancanza di carisma, purtroppo è questo il discorso, cioè stavo leggendo proprio poco fa, voi sapete che sto scrivendo dei libri, un libro, due libri sulla storia di calcio, diciamo, stavo leggendo proprio fa la storia, rileggendo, studiando, cercando notizie sulla storia di George Best, il quinto Beatle nordirlandese, che spopolò nel Manchester United negli anni 60-70. Allora lui diceva, un giocatore che è un, diciamo, un fuoriclasse, che dà spettacolo, che attira il pubblico allo stadio, che paga, che fa le file, che fa le trasferte per vederlo giocare, per vedere i suoi colpi, non può limitarsi a giocare bene, diceva. Deve avere anche un carisma, purtroppo è la verità. E cioè, il campione è anche carismatico, Maradona, Pelé, Totti, ma anche Del Piero, per dire, no? Per fare qualche nome che mi viene in mente adesso, ma quanti ne potrei dire? Cruyff, Falcao, Cristiano Ronaldo, Ronaldo il fenomeno, questi giocatori, ma pure il Bruno Conti, cioè, oltre a essere molto forti, sono persone che hanno, non so per quale motivo, però hanno qualcosa di particolare, diciamo, ecco, come se fossero un po' dei predestinati. Ecco, Pellegrini questo carisma non ce l'ha, non si tratta di introversione, non ce l'ha, non ce l'ha mai avuto Pellegrini. È la realtà. Ranieri lo definisce introverso. Ma secondo me manca proprio questa caratteristica, che non si compra al supermercato, non si può acquistare da nessuna parte, o ce l'hai o non ce l'hai. Juric ci disse di aver trovato uno spogliatoio post esonero di De Rossi quasi triste per quanto era accaduto, ma questo è risaputo. Allora, che spogliatoio ha trovato lei? Immaginate io. Per questo ho parlato del bambino che c'è dentro di loro, per questo gli ho ricordato come eravamo tutti e io, se faccio questo ancora, è proprio perché dentro di me quel sogno ce l'ho e voglio che loro tirino fuori il sogno che avevano da bambini. Gliel'ho detto, facciamo il lavoro più bello del mondo, ci pagano, che volete di più?
sottoscrivo tutto. C'avete un bucio di culo, io non so ma nemmeno se ve ne rendete conto, ma c'avete un bucio di culo. Ragazzi, perché poi la vita cambia, ecco, io ieri mi trovavo in una clinica qui per altri motivi, non per me, e c'era un giocatore della Samp, molto conosciuto, Francesco Flacchi, che è il terzo marcatore della storia della Sampdoria con 110 gol. Sapete che ha giocato anche nella Fiorentina. Dopo Viali e Mancini c'è Flacchi. Adesso Flacchi fa l'allenatore del Rapallo. Capite come cambiano le cose quando finisce poi la carriera e tu passi dalla Serie A al Rapallo, capito? Non perché ci sia qualcosa di male, però te cambiano tante cose, eh. Io non so loro fino a che punto si rendono conto del bucio di culo che c'hanno finché dura questa pacchia. Ci sono delle difficoltà, benissimo, solo chi cade può rialzarsi e noi abbiamo la possibilità di rialzarci. Se la Roma dovesse giocare a 3, c'è la possibilità di rivedere Cristante, se Cristante contro Lukaku, non lo voglio proprio vedere, ragazzi. Di rivedere Cristante tra i tre. Cristante può anche giocare lì, perché no? Ah sì, ma ci posso giocare anche io lì, perché no? Bisogna vedere come poi giochi. Ma se c'è Hummels, perché deve giocare, devo giocare con Cristante? Oh, ci stiamo arrivando allora finalmente. Non lo so, tante volte l'allenatore fa delle mosse che sembrano strane, però lui sta tutti i giorni con i giocatori, sa quello che può chiedere, quello che gli possono dare o per far recuperare un giocatore. Non è che io ho detto questo non può giocare lì e poi ce lo faccio giocare. Il calcio è talmente vario, cambia da un giorno all'altro, che noi allenatori dobbiamo essere sul pezzo per essere pronti. È come adesso, magari voi vorreste sapere se gioca a 4, a 5, a 3, ma ormai tutte le squadre cambiano. E Napoli come gioca? Come gioca Napoli? 4-3-3, guardatelo bene, 5,5, 4,5, scherza. Ranieri, beh, sia sì, un concetto questo molto importante, secondo me, mi fa anche piacere che Ranieri, che dimostra di essere una persona molto intelligente, la presenta così la situazione, perché invece uno dei problemi di Juric è stato proprio che lui è molto rigido sia sul modulo che sui giocatori che sceglie e poi dopo li porta avanti testardamente. Ranieri invece nel tempo ha acquistato questa capacità, lui è sempre quello che. Vi ricordate quando alla fine del primo tempo in un derby dove eravamo sotto contro la Lazio toglie Totti De Rossi e vince la partita? Ragazzi, guardate che se avesse persa male, Daniele avrebbe crocifisso in piazza quella volta, eh. Cioè, capì che quel giorno purtroppo quei due ragazzi questo derby lo stavano vivendo male, non riuscivano a esprimersi perché erano troppo tesi, troppo in tensione, e ha fatto una scelta che secondo me pochi allenatori al mondo avrebbero fatto, al di là di come stavano giocando, perché se lui l'avesse confermato in campo nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, ma magari non avremmo vinto la partita. Queste mosse qua sono mosse da grandissimo collezionista, e questo ragionamento che lui sta facendo me lo conferma. Oggi parlare di un modulo rigido è anche ridicolo, no? Bisogna purtroppo invece cambiare pelle durante la partita più volte in funzione di come si muove l'avversario, questo è chiaro, avendo comunque un'impostazione di massima. Però dalle sue parole quello che trapela, insomma, è che lui giustamente dice se Hummels è in grado di andare in campo perché non lo devo far giocare, insomma, ecco, che faccio giocare a Cristante invece di Hummels davanti a Lukaku? Cioè Hummels magari davanti a Lukaku potrà avere dei problemi se non è in grande condizione, ma mai quanti ne potrebbe avere Cristante. Quindi diciamo che sì, le parole di Ranieri vanno bene in sostanza. Io ripeto, io sono fiducioso per questa partita, anche se questa situazione di Dybala un po' mi preoccupa, perché ovviamente pensavamo che Dybala, dopo aver saltato quelle due partite più 15 giorni di riposo, fosse in grado di ripartire dal primo minuto. Probabilmente lui vuole, a questo punto, se lo vuole giocare nella ripresa, vuole essere sicuro di non doverlo magari sostituire dopo un'ora e trovarsi poi nell'ultima mezz'ora. La partita è molto difficile, perché obiettivamente, tra l'altro, il Napoli non ha squalificati, non ha infortunati, ha tutta la squadra a disposizione.
Nel frattempo sta lavorando anche Selemaker per rientrare al più presto, che è una bella pedina nella povertà della nostra rosa, ci potrà sicuramente dare una grossa mano. Oggi ha parlato Roberto Scarnecchia, ha detto Pellegrini è il momento degli occhi della tigre, ma lui non ce l'avrà mai gli occhi della tigre, è un altro tipo di giocatore Pellegrini. Pellegrini purtroppo io l'ho sempre detto qual è il discorso, lui è un giocatore che se c'ha Totti vicino o chi per lui diventa un giocatore molto utile, ma se deve essere lui a fare le veci e a indossare le vesti del Totti della situazione scompare dal campo perché non ha proprio le caratteristiche, purtroppo la verità è quella, non la dirla con chiarezza. Vediamo se trovo anche quel discorso che vi stavo facendo prima. Di Livio, ma pare che non la vedo più questa pagina. Vediamo un po' se la trovo. Parlato anche c'è qualche opinionista anche da leggere. Stefano Agresti, il Napoli è una squadra collaudata nonostante il passaggio a vuoto con l'Atalanta. Per la Roma è l'avversario peggiore perché ha degli esterno, gli esterni d'attacco fortissimi. Non è facile per Ranieri, però secondo me è anche il momento migliore di incontrarlo perché se non altro c'è la scossa da cambio dell'allenatore. C'è questa positività, no? Marco Juric, la Roma dovrà essere molto brava a limitare il Napoli, 4-5-1 in fase di non possesso, un 4-3-3 stretto in fase di attacco, sì, più o meno è quello il discorso. Molto coperti in fase difensiva, poi pronti a ridisporsi con un 4-3-3 per attaccare le fasce, ma serve l'aiuto e il raddoppio. Servirà fare densità sulle fasce, il Napoli sa che quello è il tuo punto debole. Quello sì, il problema sarà sempre quello di limitare Kvara e Politano. Spero che Dobic non rimanga abbandonato lì da solo, che non gli arrivi una palla, se no lì in mezzo era mangiato dai difensori del Napoli. Piero Torri, Perrelli nuovo CEO sembrerebbe, ma ogni volta sembra favorito uno poi un altro. Comunque mi sembra un personaggio con una certa esperienza sportiva e amministrativa, è romano ma non romanista, a posto. Ma tifoso di una squadra del Nord, a posto. A strisce, ma non di Milano, perfetto. Ma da un punto di vista amministrativo, è una figura che ci sta perché dal lato sportivo è già stato scelto Ranieri. Bah. Ubaldo Righetti, faccio fatica a capire il reale potenziale di questa squadra. Contro il Napoli vedo titolari, giocatori come Sulè, Lefè, ma anche Baldanzi. Ma Baldanzi contro il Napoli, io non lo so se veramente ci può essere utile, temo che potrebbe anche girare un po' a vuoto, visto che probabilmente il pallino della manovra sarà in mano ai partenopei. Chiara Ciotti, credo che per Ranieri al momento la certezza possa essere quella della difesa a 4, anche perché Hermoso è fuori e Hummels non è al meglio. Poi vedo un centrocampo più muscolare, quindi con Cristante titolare. Mario Corsi, i nomi che sento come possibili nuovi CEO della Roma mi intristiscono. Ecco, bravo, hai sintetizzato bene la situazione. Mario Mattioli, nell'evento dei giorni scorsi all'Olimpico c'era Ghisolfi che parlava in francese e Vitali in inglese. Credo che sarebbe stato bene parlare in italiano anche perché ci sono stati dei malintesi nella traduzione. Cioè, non è un discorso. Cioè io pure ho fatto questo discorso, ma non è che uno perché dice ah, il francese, l'inglese, cioè ormai il mondo è globalizzato. Io oggi mi trovavo qui in una biblioteca, c'è un reparto di libri in cinese, settore libri in cinese, perché giustamente ci sono tanti cinesi che vanno in biblioteca, e evidentemente la comunità cinese qua è numerosa, ci sono libri in cinese, cioè una volta quando cazzo lo trovavi un libro scritto in cinese in biblioteca, mai, il mondo è cambiato, però il punto è questo, quando parliamo, se capimo, quando si va a tradurre, uno parla in francese, uno parla in inglese, ci si capisce veramente, non è che basta capire. Conoscere le parole, bisogna anche capire il significato delle parole e capirsi bene. Infatti, come vedete, qui si parla già di malintesi nella traduzione.
È un piccolo elemento, ma penso che sarebbe stato bene che ci fosse stato qualcuno che parlasse italiano. Non è un piccolo elemento, è un elemento invece molto importante perché poi dopo i giornalisti riprendono quello che viene detto sui giornali e possono nascere anche dei malintesi e delle polemiche. Quindi se non riusciamo a capire questo, ragazzi, non saremo mai una grande società. Nando Orsi. Il Napoli mi sembra una squadra che ha preso l'immagine del suo allenatore. È una squadra che nonostante qualche problemino riesce ad essere prima in classifica. L'acquisto di Bongiorno ha dato una quadra alla difesa e gioca una volta a settimana. Comunque Bongiorno a me in nazionale non mi è piaciuto per niente. Magari non dà nell'occhio, ma è una squadra difficile da affrontare. No, dà nell'occhio e come? A proposito di nazionale, oggi sorteggio dei quarti Nation League Italia-Germania. Germania è sempre un avversario molto stimolante. Partiamo sicuramente favoriti, però potrebbe essere anche un vantaggio. Alessio Nardo, un giocatore o è infortunato o non è infortunato. Lo so, ma il discorso che facevo prima, Dybala fa prevenzione, in un certo senso fa anche bene, però le partite che salta sono sempre tante. Se Dybala è infortunato è giusto che sia fuori, ma se Dybala non ha niente, un allenatore o una società, se ne devono fregare delle sensazioni, devi andare in campo e giocare. Se hai paura di farti male, io ti metto fuori rosa. Ma non è si adatta, è diverso. Questo è un giocatore che ha uno stipendio da top player, che percepisce regolarmente. Se sta bene, deve essere a disposizione. Il problema è questo: se Dybala. Non si gestisce così, te salta 6-7 partite ogni volta che si fa male. Se si gestisce così, si ferma, ops, come avrebbe dovuto fare a Bergamo quando nell'anno della finale d'Europa League Palomino gli fece una bruttissima entrata, lui rimase in campo, poi alla fine l'abbiamo pregiudicato per l'Europa League, invece lui lì doveva uscire immediatamente e pensare solo alla finale. Magari avrebbe potuto giocare tutta la partita, magari anche supplementari, e avrebbe potuto anche darci una mano a vincerla definitivamente, visto che nonostante l'infortunio aveva sbloccato la partita. Quindi io su Dybala mi dissocio da questi ragionamenti. Dybala è un giocatore fortissimo che vince le partite da solo come pochi altri giocatori in questo campionato e per questo va preservato e difeso. Lo ha dimostrato tante volte anche nella Roma. Però, come dicevo prima, ha dei muscoli di seta che sono la nostra croce e delizia, perché lui con questi muscoli di seta riesce a sviluppare determinati colpi che pochi hanno, nello stesso tempo va frequentemente incontra dei problemi fisici. Quindi lui, quando lui sente ormai a 31 anni, che ha compiuto 31 anni l'altro giorno, lui ha una sensibilità sul suo corpo e sente quel campanello d'allarme. Ognuno di noi ha i suoi campanelli d'allarme. Per esempio io faccio un esempio stupido, no? Se mi sta per venire l'influenza, io lo capisco perché mi cominciano a dar fastidio le voci delle persone che parlano, mi dà fastidio sentire le persone parlare, no? Proprio, mi viene quasi una nausea sentire le voci delle persone. Quando è così, mi sta venendo l'influenza. Dopo un po' mi accorgo che ho qualcosa e mi devo prendere qualche aspirina, eccetera. Ognuno di noi ha i suoi campanelli, no? Lui quando sente, lui sa che è a livello uno dell'infortunio, se insiste arriva al livello 2, poi se forza, se infortuna salta 5-6 partite. E quindi cerca di preservarsi, ma Dybala non potrà mai giocare tante partite di fila, bisogna capirlo. Lui deve giocare, si individua nel gruppo di partite, Napoli-Roma, scusate, Tottenham-Roma, Roma-Atalanta. Sono queste tre partite difficili. Qual è la più importante di queste tre partite? O le due più importanti? Per me, per come ragiono io, come sapete come ragiono se mi seguite, la partita importante è Tottenham-Roma. Io ve l'ho già spiegato che il campionato è finito. Quindi io, tutto sommato, sono l'allenatore della Roma, vedo che Dybala ha dei dubbi, dico, senti un po', sai che c'è? Non giocare con Napoli. Facciamo giocare Sulè, Baldanzi,
Non giochi, però mi devi garantire che tu a Londra parti dal primo minuto e cerchiamo di fare qualche brutto scherzo al Tottenham. Poi ti dirò pure di più, ti faccio pure riposare con l'Atalanta, ti faccio fare mezz'ora nel secondo tempo. Io ragionerei così, qua bisogna fare la rincorsa del secolo per arrivare a quarti, quindi niente di più facile che magari accadrà al contrario, lo preserveremo per partire il campionato. Senza renderci conto che se anche noi vinciamo a Napoli domani, sempre a 10 punti dal primo posto, da tutte siamo, perché siamo talmente lontane le altre squadre. Quindi io a questo punto lancio pure un'idea, no? Lo facciamo riposare col Napoli, lo facciamo già dal primo minuto col Tottenham, che è una partita difficilissima, più difficile di quella di Napoli, perché le squadre inglesi corrono il doppio anche del Napoli, eh? Attenzione, non scherziamo. Tottenham poi c'ha uno stadio bellissimo, uno dei più belli del mondo, un grande impianto, come ambiente non è facile, e vorrei avere i migliori giocatori in campo. Comunque, a parte questo esempio, lui è un giocatore che va gestito. Io già ve l'ho detto, è inutile. La Roma non può avere necessità di far giocare Dybala titolare contro il Venezia, l'Empoli, il Cagliari, il Genoa, queste partite bisogna sbrigarsene da soli, senza Dybala. Non è accaduto invece il contrario, ma non ci interessa. La Roma, quando gioca con queste squadrette, Dybala non lo dovrebbe manco far entrare in campo, perché te va a prendere solamente dei calci. Lui deve giocare col Napoli, con l'Atalanta, col Milan, con la Juventus, con la Fiorentina, con il Derby. Queste sono le partite che deve giocare Dybala, col Torino, queste squadre qui, ma non sprecarlo inutilmente con Lecce, per esempio, Roma-Lecce. Ma è possibile che Roma-Lecce, la Roma deve aver bisogno di Dybala per battere Lecce tutte le volte? Ma è una cosa ridicola, e che cavolo, no? E questo è lì che si vede che casca l'asino delle seghe che abbiamo in rosa, è lì che si vede che non ci sono dei cambi all'altezza, che ci sono dei giocatori scarsi tecnicamente, no? È l'unico modo di gestirlo. Non c'è l'unico, oppure uno dovrebbe dire: questo è precario fisicamente, io lo preservo contro le grandi squadre che prenderà un sacco di calci, lo faccio però giocare con le squadre piccole, perché è devastante, sarebbe devastante con le squadre piccole, che comunque sono tutte partite da 3 punti. Sarebbe un discorso proprio limite, no? Discorso per assurdo. Ma se noi vogliamo fare che Dybala deve giocare il più possibile, allora non abbiamo capito qual è il problema. Cioè, Dybala non è in grado di fare 10 partite di fila, per dire una cosa, no? Cioè, può fare 10 partite di fila nel senso che una esce un'ora, l'altra entra nel secondo tempo. Una se fa un quarto d'ora, poi se fa male, capisci? Cioè, non te le fa 10 partite di fila, ma neanche 8. Va gestito, è una grande risorsa che va difesa, non bisogna commettere l'errore di pensare che sia un giocatore finito, perché non è assolutamente finito, e ce l'ha dimostrato solo qualche settimana fa contro il Torino, quello che ci può portare Dybala in termini di punteggio. Estrema, estrema, estrema ratio, estrema. Fernando Bassoli, allenatore della Roma, ma magari io o chi per me con questa mentalità, io sai che vi dico? Io vi dico che in questo campionato io non sono più in grado come allenatore di fare un cazzo, va bene? Ok? Io Dybala me lo gioco nelle coppe. Guarda un po', io Dybala me lo tengo per le coppe. E quando è il momento lo faccio giocare in campionato, anche per farlo allenare, poi gli faccio fare un'ora, mezz'ora, e poi gli faccio fare 90 minuti col Tottenham, 90 minuti col Braga, 90 minuti con la ZA Alkmaar, 90 minuti con l'Antra a Francoforte, va bene, in Coppa Italia, me lo faccio giocare anche 90 minuti con la Sampdoria il 18 dicembre, perché non voglio sottovalutarla quella partita, come è già successo negli anni scorsi, che usciamo dalle coppe perché snobbiamo la partita. Estrema ratio. Io, ragazzi, guardate, fossi allenatore della Roma, a Fricchi, lo chiappo, glielo faccio sto discorso. Io gli dico: guarda che noi in campionato non faremo un cazzo, è inutile illudersi e illudere i tifosi. La Roma è troppo indietro, ma ha fallato questo campionato.
Io provo a vincere l'Europa League in un anno nel quale non ci sono tutti questi squadroni, assolutamente. Questa è un'edizione dell'Europa League nella quale sentiamo perfino la Lazio, l'allenatore della Lazio, parlare di possibilità di vittoria dell'Europa League. Va bene, io mi gioco, come si diceva, l'arma letale, mi gioco l'arma letale di Dybala in poche partite e gli faccio una capoccia così in queste partite qua. Dopo Tottenham-Roma, Roma-Atalanta, lo metto in panchina, lo faccio magari, se la partita lo permette, gli faccio fare 20 minuti nel secondo tempo. Che cosa ne pensate di questa cosa estrema? Ragazzi, ma noi siamo una squadra, qua è inutile piarci per il culo, e Ranieri dice palla di qualità, è una buona squadra, è una buona squadra di Serie A, non è certo una squadra di Serie B. È una buona squadra che sta a 13 punti dal primo posto dopo 12 partite. Insomma, tanto una buona squadra non è. Dovremmo cercare di sfruttare al massimo quelle poche cose buone che abbiamo. Noi cosa abbiamo alla fine? Abbiamo un grande portiere, Dybala, un centravanti che si sta ancora ambientando, comunque ha dimostrato che i suoi gol pare che li faccia, capito? Alcuni discreti giocatori anche di esperienza come Shaarawy, questa gente qui, il Mancini si fa le sue partite, non è una squadra di fenomeni, ma tolto questo, abbiamo Koné che è un ottimo giocatore sicuramente, però tolto questo non c'è molto, cioè, tolto questo abbiamo Cristante, Pellegrini, Lefè, Baldanzi, Sulé, Çelik, eccetera, cioè Ndicka è un giocatore che è elegante, che fa girare anche la palla rapidamente, c'ha un bel fisico, è un grosso professionista, una persona seria, quadrata, corretta, pronta, difende, dobbiamo cominciare a dire anche questo. Ndicka, quando c'ha il giocatore lanciato verso la porta, si mette le mani dietro la schiena e non accoccia mai. Cioè, questo non ha capito che tu gli devi andare contro al giocatore, non puoi stare là a aspettare che tira in porta, lo fai tirare tutte le volte in porta, no? Questo pure va detto, cioè, forse molte persone non se ne rendono conto di questa cosa, ma in realtà Ndicka è un giocatore difensivamente limitato, purtroppo, come è limitato anche Angelino, per esempio, in fase difensiva, è molto limitato, non parliamo poi di Çelik, però almeno Angelino è un buon crossatore. Tecnicamente ci sta, c'ha un bel sinistro, quando viene avanti fa la sua figura, mentre Çelik neanche quello. Però cominciano ad essere un po' troppi i giocatori che non difendono bene. Se prendiamo 11 gol in 3 partite, non è solo colpa dell'allenatore. Quindi io la vedo così, ma ho fiducia comunque che Ranieri saprà preparare un Napoli-Roma dignitoso. Tuttavia, io insisto, in queste 3 partite, per me la partita anche più interessante sotto certi punti di vista, quella che mi può dare di più in termini di proseguimento della stagione e dire di più in termini di valore della squadra, è la quinta partita del girone di Europa League di quest'anno, Tottenham-Roma.